lascio la parola ad Alberto Gambino, magari per alcuni chiarimenti sulle cose che sono emerse, e poi insomma concluderemo questa bella, questo bel pomeriggio insieme. Sì, solo alcune parole su alcuni temi sollevati nelle, negli interventi. Il primo tema è il tema del traffico dei dati. Qui occorre fare un po' di attenzione sul sistema. L'accaparramento dei dati da parte delle multinazionali del web è evidente che è il petrolio del XXI secolo, su questo è inutile che ci ritorniamo. Tuttavia ha poco a che fare col diritto d'autore, e cioè distinguiamo bene che il copyright va tutelato con delle remunerazioni che andranno all'autore e all'editore, adesso c'è il potenziamento dell'autore all'interno del web, dopodiché come viene remunerata l'attività, diciamo così, dell'intermediario è proprio attraverso i dati personali, e cioè la piattaforma non fa pagare, che gli interessa di far pagare, gli interessano molto di più i dati, e quindi si sta sostanzialmente pagando con quei dati. Dopodiché l'autore o l'editore che se ne fa di quei dati? E cioè, per carità, possiamo immaginare anche qualcosa per cui si è un'accessibilità, però diciamo non confondiamo le cose. Il tema dei dati, domani c'è la relazione del garante della privacy e ci racconterà quanto si sta facendo in attuazione del GDPR, che è la nuova normativa dove invece prende in considerazione l'accaparramento dei dati, i dati sensibili, in modo molto, diciamo così, laico, ormai li considera merce, quindi tutti i temi un po' del paternalismo, la necessità di preservare i dati sensibili, eccetera. Ovviamente c'è ancora, ma è molto residuale. Qui il tema vero è l'economia dei dati, che è oggettivamente il modo per avere un quantitativo di dati dove poi, e qui sono bravi i giganti del web, riescono ad analizzarli, perché a me personalmente mi potete dare tutti i dati di questo mondo ma non saprei cosa farmene. La loro capacità è riuscire ad analizzarli e attraverso quelli capire i prossimi comportamenti della collettività, anche in sede politica, anche in sede politica, però intanto in sede commerciale evidentemente interessa molto di più. Allora, da questo punto di vista teniamo distinti gli scenari, perché quello è un altro tipo di battaglia. Poi certo che il diritto d'autore e la privacy spesso si sono trovate insieme, ma in contrapposizione, perché talvolta veniva opposto la tutela della privacy all'enforcement sul diritto d'autore, il peer-to-peer, sono tutti i casi giurisprudenziali più o meno sono su quello, uno voleva andare a disvelare il soggetto che andava ad infrangere la regola e gli si obiettava, no, non posso dirtelo perché è assolutamente tutelata la sua privacy, eccetera. Quindi la grande casistica è questa, quindi terrei distinte, non perché non siano importanti, ma perché è evidente che bisogna anche avere ben chiaro lo scenario. Sul tema dell'attuazione, interessante Andrea Micichè, ma anche Elisabetta Ramat, e cioè, perché no? Sono direttive. Insomma, se le direttive poi non vengono attuate, ci si prova ad andare in sede giurisdizionale. Non è un dogma che la direttiva deve essere, certo che deve essere per forza attuata, ma tra le tante battaglie c'è anche quella a un certo punto di portare all'applicazione diretta di alcuni principi. Le utilizzazioni libere in questo senso sono obbligatorie, non sono facoltative, facciamo attenzione, e quindi qui dentro c'è un salto di qualità. Prima c'erano tanti regimi differenziati, stavolta no, e quindi di per sé c'è materia, anche interessante per chi fa l'avvocato, per portare l'attenzione dei giudici una mancata attuazione di una direttiva così delicata. Poi magari la Cassazione ci darà torto, però intanto sì, si può fare anche il tipo di battaglia. Quindi accanto ovviamente alla strada maestra, i parlamentari faranno la loro parte, ricordiamoci sempre che questo non è un regolamento, è una direttiva, e quindi per certi versi già attribuito ai cittadini europei alcuni diritti, già ce li hanno. Non è come i regolamenti che dobbiamo aspettare che poi lo Stato prenda le decisioni e poi cerchi di omogeneizzare. Qua già ce li abbiamo questi diritti, ovviamente dove non c'è quella facoltatività, ma quei diritti tecnicamente già sono entrati, quindi ben venga ovviamente l'attuazione, perché è la via maestra, ma non disdegniamo anche quell'altro tipo, diciamo così, di battaglia che in tanti casi sono fatte. Non è... Il tema delle biblioteche è interessante, qui forse lei faceva riferimento alla possibilità
di un partenariato pubblico-privato sull'utilizzo dei beni conservati. Lì c'è l'altra direttiva del 2013, la 37, che invece riguardava proprio l'accesso e il riutilizzo dei dati delle PA e degli archivi. Lì forse molti di voi ricorderanno gli archivi del Quirinale, nel 2015 hanno fatto un convegno, quell'estate veniva attuata quella direttiva, effettivamente lì il tema grosso era l'esclusività di quella licenza, cioè la difficoltà che, per come era scritta all'inizio quella direttiva, poi noi abbiamo spostato un po' sull'AGID la decisione, sembrava che a un certo punto il licenziatario fosse soltanto uno, con il rischio che non si potesse valorizzare la peculiarità tutta italiana, che invece noi abbiamo tante start-up, tante piccole e medie imprese che potrebbero essere invece loro a valorizzare digitalizzandolo quel patrimonio, e invece sembravamo essere costretti ad andare soltanto al licenziatario, che poi magari aveva anche un nome e un cognome. Questa cosa è stata superata, quindi è quell'altra direttiva che consente in questo caso quel tipo di valorizzazione della conservazione per quanto riguarda i musei in particolare, anche se non espressamente menzionati. Solo una battuta finale sul value gap. Potremmo dire, uso un'espressione forse un po' brutale, c'è anche una dose di invidia sociale, e cioè è vero, ci sono dei soggetti che sono arrivati prima di altri, che hanno capito come sfruttare la rete e che hanno utilizzato la rete depauperando un po' quella beni di altri, e che comunque oggi hanno dei fatturati che sono i fatturati del PIL mondiale. E questo è un tema di fondo, in fondo anche di governance del sistema economico mondiale, e cioè di qui a poco, con l'avvento ormai abbastanza scontato dell'intelligenza artificiale, arriveremo a un punto di non ritorno. E cioè, perché mentre ora, se le decisioni sono ancora prese da governance, potremmo dire così, aziendali, multinazionali, quindi abbiamo dei soggetti in carne e ossa e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea può comunque avere un qualche enforcement, e ci possono essere anche queste battaglie transoceaniche fra gli Stati Uniti e l'Europa, cioè nel momento in cui gli utenti, i cittadini del mondo, si appagano dell'idea che comunque tutti i loro percorsi comunicativi, i loro appagamenti e bisogni, le scelte vengono fatte da altri perché tutto sommato danno quel minimo di benessere, e tutto questo viene fatto sostanzialmente dai programmi informatici, cioè dagli algoritmi. Facciamo attenzione che lì poi non si torna più indietro. Quindi il tema del governo oggi della rete è ancora più decisivo rispetto al tema dei contenuti. Perché oggi il tema dei contenuti, c'è questo grosso sbilanciamento fra chi fa contenuti e chi lucra di quei contenuti, e ripeto, c'è da parte di tanti di noi una certa invidia nel vedere che a un certo punto qualcuno ha accaparrato tantissimo ed è per certi versi è stato bravo. Ma il prossimo passaggio sarà quello che anche le scelte che invece riguarderanno la nostra vita quotidiana saranno stabilite proprio da coloro che sono più competitivi nella rete in ordine alle offerte che andranno a fare, e quindi o le recuperiamo subito quelle prerogative che invece ritengo dovrebbero aspettare un governo, anche una convenzione, una qualche autorità del web che a un certo punto comincia a dire attenzione che qui c'è un discrimine oltre il quale non puoi andare, ma siccome ormai ci sarà la prospettiva di avere magistratura virtuale, tante professioni fatte attraverso gli algoritmi, una serie di decisioni che vengono prese anche oggi sulla valutazione delle persone sugli algoritmi, beh, qui insomma è la politica che se ne deve occupare. Se non lo fa la politica, non è certo l'economia, non saranno certo le multinazionali, e non si potrà neanche chiedere ai grandi battaglieri amici della tutela autoriale che la facciano loro. Qui c'è qualcosa di in qualche modo più alto del sistema, e in qualche modo questa può rappresentare, questa della direttiva europea, un primo passo da un lato per quella tutela piena del diritto d'autore online, ma dall'altro lato per un modello, il modello che la politica si riappropri di alcune scelte che altrimenti lasciate al mercato comportano apparentemente un migliore benessere, ma fatto di bisogni effimeri, perché come ho fatto l'esempio dei miei figli che si appagano di poco, poi magari fra 20 anni
avranno il rimorso che invece potevano appagarsi di molte altre cose che sono molto più utili poi nella vita, anche nel trovare la propria strada.